Ciao ragazzi, oggi voglio fare un video su un argomento che ha a che fare con il mio lavoro. Come molti di voi già sapranno, io mi occupo di attività divulgative sulla preistoria e uno degli argomenti che tratto è la lavorazione della pietra, in particolare la scheggiatura della selce. Visto che ho un po' di materiale buono a disposizione, voglio lavorarlo insieme a voi e raccontarvi qualche curiosità sulla lavorazione della pietra in preistoria. Poi vi farò vedere come si può realizzare una lama con la pietra veramente molto tagliente. La lavorazione della pietra esiste da quando esiste l'uomo sulla Terra. Già il primo rappresentante del genere Homo, Homo habilis, comparso in Africa più di 2 milioni e mezzo di anni fa, si avvaleva di strumenti realizzati appunto con la pietra. Gli utensili più antichi si chiamano chopper, sono dei ciottoli scheggiati ad un'estremità al fine di ricavarne un tagliente. Nelle fasi più avanzate del Paleolitico compaiono invece gli strumenti bifacciali o amigdale. Vi faccio vedere un paio di mie riproduzioni. Sia i chopper che gli strumenti bifacciali compaiono in periodi molto antichi, quando gli uomini non sono probabilmente ancora in grado di elaborare delle strategie di caccia. Si cibavano quindi di vegetali e di carcasse, e questi strumenti servivano appunto per sezionare le carcasse o per rompere le ossa in modo da potersi cibare del midollo che c'è all'interno. Veniamo ora alla questione che probabilmente interessa di più a molti di voi, ovvero la materia prima. Le due pietre che più si prestano alla realizzazione di utensili da taglio sono la selce e l'ossidiana, molto utilizzate in preistoria. Sono rocce ad alto contenuto di ossido di silicio, molto dure ed omogenee. Se percosse con un'altra pietra, si rompono formando delle schegge dai bordi taglienti, che rimangono affilate anche dopo molti utilizzi. Una domanda che mi viene fatta molto spesso, sia sui social sia durante i miei corsi, è dove trovare la selce e come riconoscerla. La selce è una roccia sedimentaria che si trova sotto forma di nuclei dalla forma tondeggiante, che sono rivestiti all'esterno da un cortice di carbonato di calcio. È molto pesante, può essere opaca oppure lucida e di svariati colori. In Italia le zone di maggior diffusione sono il Gargano in Puglia e i Monti della Lessinia in Veneto. L'ossidiana è invece una roccia di origine vulcanica, in Italia la si può trovare a Lipari o in alcune zone della Sardegna. Una cosa che mi ha sempre affascinato molto è che è stata documentata una circolazione di queste materie prime, sebbene nelle fasi più avanzate della preistoria. Le pietre migliori, più pregiate, venivano prelevate dai luoghi di origine, trasportate e poi probabilmente scambiate. A questo proposito apro una piccola parentesi, secondo me è molto interessante. Nel 1989 sono stati rinvenuti sul fondo del lago di Bracciano, vicino Roma, i resti di un villaggio neolitico, risalente a circa 6.000 anni prima di Cristo. La grande quantità di reperti che il lago ha restituito e che ora si trovano conservati al Museo Pigorini di Roma ci aiuta a capire un po' come funzionava la vita quotidiana di queste persone, quali erano le loro abilità. Lavoravano l'argilla e producevano contenitori in ceramica per lo stoccaggio e per il consumo del cibo, alcuni anche finemente lavorati e decorati attraverso la pittura. Erano agricoltori ed allevatori, questo lo sappiamo dalla grande quantità di ossa di animali domestici e dai resti di cereali e delle macine utilizzate per produrre la farina. Avevano realizzato perfino delle imbarcazioni lunghe 10 metri, ricavate da tronchi di enormi querce, scavate con il fuoco, infatti si chiamano piroghe. Producevano, e qui arriviamo alla parte che ci interessa di più, utensili in pietra. Sono state ritrovate una serie di lame in ossidiana proveniente, pensate un po', da Lipari. Ma come si fa ad ottenere una lama da un blocco di roccia? Adesso ve lo faccio vedere, bisogna percuoterla in buona sostanza. Facile a dirsi, un po' meno a farsi perché bisogna colpire nel punto giusto e con la giusta tecnica. Per colpire la roccia si utilizzano dei percussori che non sono altro che dei rudimentali martelli. Ci sono quelli tradizionali fatti con la pietra e con il corno, le stesse materie prime utilizzate dagli uomini primitivi. Poi ci sono quelli moderni realizzati invece con il rame. Ora, senza entrare nel dettaglio della tecnica, che è complessa e richiederebbe tutta una serie di preamboli, mi metto al lavoro così potete osservare la gestualità.
Ok ragazzi, come vedete abbiamo ottenuto da un singolo nucleo che si è rimpicciolito una serie di supporti taglienti, sfruttandolo in maniera, diciamo, abbastanza efficiente per quello che è la mia tecnica non proprio sopraffina. Questi sono gli scarti. Ok ragazzi, eccoci qua, una serie di supporti taglienti in selce e in ossidiana, guardate che belli. Ok ragazzi, per oggi è tutto, video assolutamente non esaustivo perché la lavorazione della pietra è materia lunga e complessa. Spero comunque di avervi intrattenuto e magari di avervi messo anche un po' di curiosità. Se avete delle domande sono a disposizione. Se volete saperne di più sulla scheggiatura, valutate la partecipazione al mio corso di tecniche di sussistenza primitive. Per tutte le info sono a disposizione. Seguitemi sulla pagina Facebook di Secrets of the Ancients e su Instagram. Trovate come al solito tutti i link in descrizione. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Un saluto e ci vediamo ad un prossimo video.